1009 uscito, mandiamo giù i traini. La località Valsestaione, con la tappa La Motta di Pian degli Ontani, è stata scelta come gara di apertura del primo campionato Speed Down della storia. Quest'anno l'attività è stata ufficialmente riconosciuta come sport. L'anno abbiamo preso il primo campionato nazionale riconosciuto dal CSI, il Centro Sportivo Italiano, e dopo 40 anni di Speed Down è stato riconosciuto come sport e Pian degli Ontani è stata scelta per difficoltà e tecnica come prima tappa di campionato nazionale. Come sta andando? Sta andando bene, diciamo, siamo nei tempi giusti, quest'anno abbiamo 98 partecipanti, quindi insomma la richiesta è stata abbastanza soddisfatta e il tempo non ci aiuta, però andiamo avanti. Le difficoltà aumentano perché la strada è bagnata, già il percorso di per sé è molto tecnico e così è ancora più difficile. Ma è una gara spettacolare perché al di là dei numeri, perché veramente sono tanti atleti, è un posto fantastico e poi è un binomio perfetto perché si lega lo sport, si lega la natura, si lega quello che come CSI si cerca di fare tanto, cioè educare attraverso lo sport ma educare anche la comunità, e penso che una giornata come questa possa essere il binomio perfetto per fare giornate ancora di più dove lo sport incontra il sociale, possa incontrare più piccoli, più grandi. Ho visto persone anche in carrozzina, quindi uno sport inclusivo come lo Speed Down è uno sport che fa valere i suoi valori nella parola in maniera intrinseca. Che tipo di gara ti sembra questa via qua su in montagna? Vabbè, è una cosa strana per me perché non c'è il motore, quindi è una cosa che devo capire, anche perché ho fatto solo due gare, però è divertente perché alla fine comunque sempre gara, certo, e competizione è sempre andare al limite, infatti prima ho sbattuto. Sì. Vabbè, adesso piove un po', una condizione strana. In bocca al lupo.